Istanbul non è Costantinopoli. Istanbul non sa l'amore, quello sollecito, sincero, lieto, sereno. Istanbul non sa l'amore, quello forte, paziente, fedele, prudente, longanime, dimentico di sé. Istanbul non sa l'amore, quello attento, umile, sicuro, robusto. L'amore sobrio, casto, sottomesso, devoto e grato a Dio. Costantinopoli confida e spera in Dio, anche quando non lo sente vicino. Geme nel dolore, amando Dio. Istanbul aspetta Costantinopoli. Il mondo ha nostalgia dell'amore. Il mondo ha bisogno di amore. Io, Paolo, viaggio in terra arida per inondarla dell'acqua di vita. Io, Paolo, viaggio al buio delle case per vestirle della luce di Dio. Tutto ciò che non ho scritto è nel mio cuore e il mio cuore lo affido al vostro cuore. Desidero che anche voi sappiate come sto e ciò che faccio. Di tutto vi informerà Tichico, fratello carissimo e fedele ministro nel Signore. Ve lo mando proprio allo scopo di farvi conoscere mie notizie e per confortare i vostri cuori. Lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti 21 e 22. Gli anni volano anche per me, Tichico. Sembra ieri di essere arrivato a Efeso, la prima volta, con Aquila e Priscilla. Gli affetti li ho lasciati tutti a casa, a Tarso, al di là di quel ponte. Quanta strada, quanta strada, a piedi. Di ai fratelli di Efeso che stanno nel mio cuore, tutti. Ricordo quando non conoscevano il Signore. Sapevano solo di Giovanni Battista. Erano dubbiosi. Chiedevano. Lacrime di gioia scolpite nei nostri visi, con loro, quando sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Oggi ho letto tanto. Devo esortare i fratelli cristiani. Ma la lettura di molte cose scritte da penne eccellenti mi stanca. A volte la testa si spacca, quasi scoppia. Non vorrei nessuno vicino a me, ma solo Dio. Quando c'è Lui, arriva il silenzio. Sto bene. I maestri tacciono. E anche le altre cose tacciono. Ti ricordi quando imparavi le cose di Dio nascosto nelle grotte in Cappadocia? Poi tu e gli altri siete diventati come pietre miliari nella fede. Avete oscurato la vanità dei potenti. Ecco, il mio sogno è che Gesù sia con voi. Gesù, il mistero di salvezza. Il tesoro più lucente dei tesori lucenti. Lui,
Cora ton zonton, Cora ton zonton, dimora dei viventi, dimora di me, di te, di quelli che ancora non conosciamo. Oggi ho parlato del mistero di Gesù, proprio come abbiamo fatto nelle nostre piccole chiese, tutte nascoste. Ma mi sono accorto che qualcuno non ha capito. Era perplesso. Forse voleva sapere di più. Ma io sapessi quanto sono superbo, Tichico. Proprio perché giudeo sono attirato dall'orgoglio del sapere e non dare. Ho una natura indomita e indomabile, avida di conoscere i segreti, le novità. Quando sono da voi sono tentato di uscire fuori, essere ammirato in piazza all'Odeon. Guarda, la casa del piacere. Quante volte ho detto che il corpo è per il Signore Gesù in vista del regno? La grazia. Sì, la grazia. Vivo per lei e con lei sento che il nuovo sta per vincere il vecchio, potente e caduco. Il mistero di Gesù, salvezza per tutti. Il destino, l'occhio della fortuna hanno tanta forza sugli avvenimenti, tu lo sai. Ma Gesù c'è, trasforma me, te, le mie piccole cose in Lui. È Lui che vive in me, dillo a tutti i fratelli, Tichico. Mi sento come un camper dove dentro c'è sempre Lui che guida e va, dove vuole. Lui, Tichico, è vera sapienza, è acqua pura che disseta l'anima. Cora ton zonton, cora ton zonton, cora ton zonton. Mariemma Anaevi, una casetta in altura, tra gli alberi, quasi residenziale. Caterina Emmerich l'ha descritta molto bene. Ex illa ora accepi tea mensua. Da quel momento Giovanni, il teologo, Maria l'ha presa con sé. Pensa, Tichico, Maria a casa di Giovanni. Giovanni che sprizza gioia da tutti i pori della pelle. Sai perché? Perché a casa c'è Dio. Maria Tsiotoke, Maria madre di Dio. E Maria che ricorda quel caravanserraglio di un tempo, quel luogo che fu in ospitale tanto tempo fa. Ho sentito dire che Maria è sempre lì, all'ombra della casa. Parla e le sue parole sono fiori. Le sue parole disarmano la scaltrezza di regine seducenti. Tsiotoke, mi sembra di vedere i padri conciliari di Efeso attorno a Maria, Tsiotoke. Ho saputo della casa di Giovanni, mattoni solidi, tanta fede. E dunque fratelli cristiani convinti, solidi, uno sull'altro per costruire il Tempio di Dio. Che meraviglia, che meraviglia! Ci voleva questo tempio di Domiziano per far scrivere a Giovanni l'Apocalisse, la rivelazione, la nostra storia. Cora tua coretu, Tichico. Senti cosa ha detto Cirillo di Alessandria. Cora tu acoretu, dimora dell'incontenibile. Guarda quante preghiere arrivano da riempire la casa e altre case. Acoretu non è il figlio vicino a Dio, come vuole la Sura, ma Dio l'incontenibile. Maria, Tsiotoke, ma come poteva essere contenuto Gesù in questo luogo, Tichico? Mariemma Anaevi,
dentro c'è un'immagine. Maria non ha le mani. Eccole le mani, pregano, invocano, sai, affondano nell'incontenibile. Maria non ha tutto, ma è tutto, Tichico. È umile. È come l'acqua abbondante della cisterna. Non si vede, ma è acqua che disseta tutti, tutti, tutti. So per certo che Maria ascolta e fa tante cose belle insieme a Giovanni. Giovanni sta bene con lei. È felice a diffondere la parola di Gesù. E Maria sorride. E Irene, pace, sacra. Una chiesa tutta per lei, Tichico. Concilio di Costantinopoli. Come si è parlato di Dio, Trinità, luce da luce, Dio, non quello che comunica all'uomo solo la sua volontà, Dio che si svela e si fa uomo. La parola mi si ferma in gola. Guarda, io e lui alla stessa acqua. Cercare insieme un credo comune. Trinità, amore irruente del Padre, del Verbo, dello Spirito. La scala del regno invita a un tuffo nell'eterno. Il dono dell'amore è entrato nel mondo, Tichico. Guarda, non ha prezzo. Sai perché? Perché colui che dona si nasconde negli anfratti più piccoli, insignificanti agli occhi di chi non crede. Trinità, ipostasi, persone, Dio che ama, lo sappia ognuno degli Efesini. A qualcuno dà le consolazioni, a qualche altro dà l'intimità dei misteri. Guarda il tappeto, in ginocchio, con Dio, che disegna a ognuno il suo abito, quello che ritiene giusto. Uno è tutto. Uno è tutto. Uno è tutto. Tre. Ipostasi. Unico forte albero di vita nel rosso dell'amore. Quella fuliggine delle lampade a olio l'ho raccolta, sai, Tichico. E ci ho scritto la parola pace, gloria, grazia a voi. Come a quelli di Colossi, a quelli di Galazia. Quando ero giovane, mi piaceva essere arroccato nella fortezza del mio sapere. Oggi non ho più cattedra. Anch'io porto il velo dell'umiliazione. Di ai fratelli di Efeso di camminare, sempre, correre, sempre, volare, sempre, Dio, Trinità è vortice. Ho parlato con i fratelli della chiesa di Santa Barbara. Quanto conforto! Come vivono il Vangelo e vedessi. Si sentono il disegno di Dio Trinità. Mi hanno detto che sono vere colonne, umili, non di sostegno alla chiesa, ma colonne di ornamento, pensa, di ornamento. So che la vostra testimonianza pubblica è grande. Questa è una strada lunga, lo sapete, ma percorretela, come ha fatto Filippo, il martire. Oh, Filippo, Filippo, caro. Salite in alto, Dio amore è lì, lontano dai rumori del mondo. Via dei curati è ormai affollata dagli affanni della vita che corre. In alto, Tichico, in alto, dove non alita più la pace del mondo.
serena, esile in un corpo minuto e scivoloso. Isabella, spalle sicure e mani carnose. Religiose, consorelle, povere, caste, obbedienti. Aconia, custodi della chiesa dove ho pregato tanto. Guarda, Tichico, una croce. Brilla e parla ai minareti di Conia. Agathe Tüke, serena. Buona fortuna, serena. Agathe Tüke, Isabella. Buona fortuna, Isabella, dicono a Conia. Conia vi loda. Altruismo, generosità, specchio di dedizione, dove il raggio luminoso dell'affetto mondano ammaglia. Ma io so che non è così. Ho visto Sofia, la sapienza, abbracciare la povertà dell'animo. Arete, la virtù, innamorarsi della purezza del cuore. Episteme, l'intelligenza, vestire la volontà docile. Ennoia, il giudizio, riposare alla fonte di sé, Dio, quel Dio da cui nasce il discernimento del cuore e della mente. Guarda, Tichico, le colonne nella chiesa. Il capitello è uguale alla base. Serena è ornamento a Isabella che la sostiene. Isabella è ornamento a Serena che la sostiene. Come due lunette uguali, a ornamento e sostegno di 12 lunette, gli apostoli. Serena e Isabella, due colonne. Quando mi hanno lapidato e mi hanno lasciato mezzo morto a Conia, loro mi hanno rianimato. Mi hanno detto, Paolo, non avere paura. A loro, anziani di Cristo nel cuore, ho affidato la parola di Gesù, la comunità cristiana. Sai cosa mi ha detto di loro Gregorio di Nazianzo? Vivono in eterna gara. Non chi sia la prima, ma chi permette all'altra di esserlo. Si animano a vicenda all'amore e alla virtù. Pensa Paolo, senza presunzione. Sono l'una all'altra norma e regola per fare il bene, per fare il bene. Quando sono andato via da Conia, ho salutato Isabella, colonna della sapienza di Celso, trasformata in sapienza di Dio. Ho detto a Serena, non ti stancare a stare qui. E lei, ma questa è la volontà del Signore. I suoi occhi stupiti. Le ho dato un bacio sulla fronte. Lei è scivolata via. Così dall'alto ho visto due angeli bianchi volare nel cielo di Cappadocia. Kinaidem, buongiorno, Moamer. Kinaidem. Moamer è una guida affabile, preparata, simpatica. Moamer è religioso. Dentro il mausoleo di Mevlana prega il Semader Vishu.
Dio, che io sia come il mare aperto alla tolleranza. Il burqa dell'apparenza non c'è più. Sai, Tichico, Muammer ha assistito allo spettacolo del giudizio di condanna su di me, a Efeso. Muammer è un uomo libero e quando sente ingiustizia deborda in lui un oceano di ribellione. Pensa, se quell'oceano di forza interiore volesse uscire in modo ordinato, che linfa vitale per lui, per me, per te, per tutti, da alimentare una fede gigante. A Muammer ho chiesto quale sia il male minore se dovesse venire meno l'acqua di questo piccolo pozzo a casa mia a Tarso o l'acqua della grande cisterna. È rimasto perplesso. L'ho visto correre giù lungo la via dei marmi a Efeso e bussare alla porta della biblioteca di Celso, invocare la ragione sulle ragioni dell'esistenza. Non importa, a Tarso l'acqua sa aspettare, l'acqua di vita che lava gli uomini e li fa diventare bianchi come i bambini. Al teatro di Efeso, Muammer, so per certo, ha lottato contro Demetrio e i suoi argentieri per la giustizia. La giustizia ha avvicinato la sua religione e la mia, ma la verità. La verità, aletheia. Quando gli ho parlato della verità, quella che è al di sopra di Artemide e degli idoli costruiti dall'uomo, ho sentito la scocca nel suo cuore. L'ho sorpreso. A Istanbul c'è la fontana Tagliateste. Chi non obbedisce al sultano viene decapitato qui. Ma l'uomo libero non teme. Muammer, la sua testa, la sua mente, l'ha ancorata alla verità del suo pensiero, del suo Dio. Lui brama che il Corano non debba essere bagnato dal sangue fratello. Guarda, Muammer, la tua terra, gli ho detto, bella e benedetta da Dio. E lui, sì, sì. Ma io voglio stare a Istanbul. Già, Istanbul, il mondo e le sue attrazioni e seduzioni, il corno d'oro, fascino, fascino di vita. Ho visto nei suoi occhi tanta sete di verità. A Tarso, l'acqua del pozzo sa aspettare le labbra che hanno sete. Guarda, Tichico, c'è la messa. Non c'è Muammer. Mi ha accompagnato davanti all'entrata, qui, ma poi è filato via. Quante cose deve ancora dire nel caravanserraglio dei rumori e delle curiosità. Muammer non trova posto, qui. Muammer danza nell'estasi della felicità promessa dal Sema Derviscio. Muammer non c'è, ma io aspetto. So che nascerà un nuovo tulipano. Ginaiden, Ginaiden, Muammer. Padre Roberto, un attaccapanni che porta a spasso un abito, smilzo come un chiodo. Due scaltri occhietti laser, le parole come gli aschi che schizzano sulla neve. Emiliano Doc. Dopo la messa, mezzo bicchiere di caffè zuccherato. Zuccherato ai turchi presenti. È in missione, chiamato da Gesù da 60 anni. I suoi piedi calzano ciabatte. Sono sempre pronti ad entrare in una casa di preghiera. Padre Roberto è di quei fratelli cristiani, come dice la lettera a Diogneto, che si adeguano ai costumi del luogo, partecipano a tutto come cittadini
e da tutto sono distaccati come stranieri. Mettono in comune la mensa. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano in terra, ma hanno la cittadinanza in cielo. Chi li odia non sa dire il motivo dell'odio. Padre Roberto e padre Francesco, tanto lontani e tanto vicini. Le cose che hanno da dirsi sono semplici e le stesse. Di acqua, quanta ne è passata sotto i ponti da quando erano giovani ed entusiasti, trascinati dal carisma della vita religiosa. E quell'acqua ora fa affiorare i segni di una gioia comune inafferrabile. Quella nascosta agli uomini, che non conosce le tracce del tempo. Sessant'anni di vita di frontiera, per gli altri, non si inventano con le proprie forze. Bisogna andare alla fonte e ascoltare, ascoltare. Dio è amore, ripete Giovanni dal pulpito ormai logoro. Vedi, Tichico, io e Roberto ci assomigliamo un po'. Dobbiamo andare dalle colonne della chiesa. Pietro, pietra angolare. È così che trasmettiamo ai più giovani le cose vere che ci sono state date, che non sono né nostre né di altri, ma di Gesù. Te meglio, mattone. Non pietra angolare, te meglio, mattone che si innesta sulla pietra angolare. Sai, Tichico, Dio è luce venuta nel mondo, lo ha detto anche Giovanni. Guarda la chiesa di Giovanni, è bella perché è costruita di temeglia che brillano e irradiano. Guarda dove arrivano. Da Roberto a Mersin. A Mersin la chiesa brilla di luce riflessa. Intensa, intensa. A Mersin c'è l'ospitalità, la gentilezza, la sobrietà, quasi che tutti fossero di casa. Roberto, Henry, Mattia, religiosi. Tre età, tre generazioni, che hanno il gusto del saper narrare i fatti di Gesù con le labbra dei discepoli. Pensa, Tichico, con le labbra dei discepoli, che hanno visto muovere le labbra di Gesù. A Mersin sanno aspettare, Tichico, non sono precipitosi nell'agire. Il loro parlare è sapido, del sapore del sale battesimale. Il loro agire è nitido, in esso si consuma l'acqua sacramentale, all'ultima goccia. A Mersin l'acqua di vita scorre a fiumi. È una rete sotterranea che irrora la città assetata d'infinito. Cos'è la fede, Tichico? Tu lo sai. L'ho chiesto a Roberto, diresti alla saggezza incarnata, 60 anni qui. Mi ha risposto invece quell'uomo giovane giovane che è in lui, la gioia nel cuore che canta inni al suo Signore Gesù. Sembra scherzare con il suo Signore, come i bambini. Senti come mi ha salutato. Disse all'ultimo momento, grazie a Dio che ho conservato la fede. Anche noi dobbiamo dire così, sì. Perché qui conservare la fede non è così facile. Ci vuole veramente bene. Anche da noi con tutte le tentazioni che immagino. Perché ah, noi, ma i giovani... Immagino, quindi Dio bisogna pregare perché ci dia la grazia. Ecco, lui ci deve dare questa forza e queste coraggio. Grazie. Grazie. Ma guarda un po'. Thank you.
perché il prologo alla fine di questa chiacchierata? Perché ciò che dà significato a questa chiacchierata è l'avere vissuto a Tarso il giorno di Pentecoste. Pentecoste, il principio. Guardate, io, voi, tutti nasciamo di lì per librare le nostre ali verso il cielo. Nel cristianesimo Dio fa conoscere la sua volontà. Non basta, non è proprio così. Nel cristianesimo Dio fa conoscere la sua identità, da cui discende come corollario la sua volontà. E ciò è scandalo per chi non crede. Identità divina, questo è il vero miracolo. Il miracolo dei pesci è sostegno all'uomo, creatura di Dio e corpo incarnato del Verbo di Dio. Chi soccorre il bisognoso è vero amico. Non è così, fratelli miei. Koinos bios, vita comune, vita di fede insieme. Logos, parola, e agape, amore. Queste cose con tutti e in tutti generano l'amicizia. Una volta ricevuti i sacramenti, siamo preparati per la vita eterna. Per la verità vi ho già scritto che riflettiate sul battesimo ricevuto. L'uomo nuovo, kainos anthropos, anela attimo dopo attimo di conoscere, eideinai, la bontà di Dio, esserne rinvigorito, krataistenai, e camminare sempre per i patesai, incontro all'amore di Dio. Quanta mortificazione e quanta rinuncia nel celibato e nella verginità. Che cos'è un piccolo sacrificio nel tempo di fronte all'Eterno, fratelli miei? Sono segni, sì, piccoli gesti che prefigurano anticipatamente il regno promesso da Gesù, e questo dà gioia. La memoria del Vangelo diventerà una ricordanza? No, dite al mondo che la memoria del Vangelo è memoriale, capace di ripresentare adesso ciò che storicamente è incomprensibile secondo ragione, il miracolo di Gesù risorto, presente tra noi. Amore è guardare negli occhi la persona amata e sentire un brivido di reciproca appartenenza. No, amore è guardare con gli occhi insieme nella stessa direzione. Questo è essere a immagine di Dio. Dio, tre persone che guarda nella stessa direzione. Amore, Trinità, mutua circoncessione eterna. Vi raccomando la sequela di Gesù, perché in Lui, nella sua volontà e solo nella sua volontà, è la nostra pace. E poi l'amore vicendevole, così come sto scrivendo a quelli di Corinto. Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, ma non ho amore, sono un metallo che rimbomba, uno strumento che suona a vuoto. Se ho il dono di essere un profeta e di conoscere tutti i misteri, se possiedo tutta la scienza e una fede da smuovere i monti, ma non ho amore, io non sono niente. Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho amore, non mi serve a nulla. Chi ama è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso, non si vanta, né si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia, ma la verità è la sua gioia. Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta e mai perde la speranza.
cesserà il dono delle lingue, passerà la profezia, finirà il dono della scienza, ma l'amore non tramonterà mai. Quando ero un bambino, parlavo da bambino, e da bambino pensavo e ragionavo. Ora sono un uomo e la mia vista è confusa, come in un antico specchio. Ma un giorno sarò di fronte a Dio, che al presente conosco solo in parte, e quel giorno lo conoscerò come Lui mi conosce. Ma già ora so quali sono le tre cose che più contano: la fede, la speranza e l'amore. Ma più grande di tutte è l'amore.